Solo un risultato, la vittoria che manca all'Adriatico dallo scorso 13 novembre, Pescara Messina, match winner Edoardo Vergani. È stata anche l'ultima partita senza subire gol. È passato troppo tempo, non ci sono più scuse o alibi. L'imperativo è invertire il trend, espressione che in realtà viene ripetuta da un bel po'. Dalla sfida con la Catanzaro, 6 KO in 8 gare, appena 4 punti su 24 a disposizione. In questo lasso di tempo, oltre a subire 14 gol, il Pescara è andato a segno solo contro Virtus, Francavilla, Monopoli e Latina, restando invece a secco contro Catanzaro, Taranto, Picerno, Avellino e Crotone. Numeri piuttosto preoccupanti. Colombo recupera Aloy, ma perde Brosco per un risentimento all'adduttore. L'esperto centrale non sarà rischiato. Al suo posto Boben. Davanti, altra novità sostanziale, Colai dal primo minuto. Non accadeva dalla trasferta di Torre del Greco dello scorso 21 novembre. Per l'italo-albanese sarà la quarta presenza da titolare, tridente completato da Tupta e Cuppone. 6ª panchina di fila per Lescano, un caso, come più volte sottolineato, gestito malissimo. Di fatto l'italo-argentino vive da separato in casa, neanche un tentativo di mediazione da parte della società, segnatamente del DS, per provare a ricucire lo strappo. Ci sfugge la logica e soprattutto la domanda: a chi giova? Intanto nella conferenza pregara Colombo ribadisce la sua posizione. Io non ho paura del caso Lescano, di parlare del caso Lescano, perché io ho dei principi, perché devo gestire un gruppo. Se qualcuno trasgredisce questi principi, chiunque sia, io preferisco andare avanti e avere con il gruppo un'unica direzione, perché altrimenti perderei la faccia principalmente con la squadra. Quindi sotto questo aspetto non transigo, ma io non ho problemi nel azzerare tutto. Io ho solo in mente il bene del Pescara. Viterbese penalizzata in settimana di 2 punti, precipitata per questo all'ultimo posto. Stagione a dir poco travagliata. Terzo allenatore Giovanni Lopez, tornato a distanza di qualche anno e subentrato all'ex Pesoli. Quinto peggiore attacco, 22 gol e seconda difesa più perforata. 36 reti incassate, 2 in meno della Turris. In 22 incontri appena 3 vittorie contro Monopoli in trasferta lo scorso 8 ottobre, Avellino e Giuliano in casa. Sistema di gioco 3-5-1-1. La probabile formazione. Bisogno 3 pali. In difesa Riggio, Ricci e Semenzato. Sulle fasce Pavlev e Devetak. A centrocampo Megelaitis in cabina di regia. Interni Mbaye e l'ex Chieti e Teramo Mungo. Tra le linee Volpicelli alle spalle di Polidori. Così il neotecnico Giovanni Lopez, che ha incrociato una sola volta il Pescara, allenava in B il Vicenza. Vittoria al Menti 2-1 sull'11 di Marco Baroni. Era il 17 ottobre 2014. Marcatori Cocco, Di Gennaro e Pippo Riccardo Maniero. Pescara è una squadra forte che in questo momento è in difficoltà, perché nell'ultimo 8 partite mi sembra che ne ha vinta una sola, per cui è una squadra in difficoltà, ma è una squadra che può far del male a tutti, perché ha giocatori importanti, un allenatore che non conosco ma so che è molto bravo. Ha comunque una piazza prestigiosa, una piazza importante, vista anche contro il Crotone, una squadra comunque sta in salute. I precedenti all'Adriatico, tutti C. 10 febbraio 2002, la rivelazione viterbese allenata da Puccica si impone 2-0, la sblocca Martinetti, gran colpo di testa su cross di Coppola, allo scadere il raddoppio di Vitali. La stagione successiva, 9 ottobre 2002, a sorridere il Pescara di Ivo Iaconi, 3-1 sui laziali dell'ex Salvatore di Somma. Apre Guido Di Fabio, destro a pelo d'erba che non lascia scampo a Musella, gioiello su punizione del solito Martinetti. Ma negli ultimi 20 minuti nuovo sorpasso firmato da Luca Minopoli e 3-1 a 4 dal termine di Pasquale Apa. Infine 25 settembre 2021, avanti la Viterbese su calcio di rigore trasformato da Volpicelli, in pieno recupero rimedia Franco Ferrari al primo gol col Pescara, finisce 1-1.